Mobilità docenti, chi sono i bloccati per l'anno scolastico 2023-2024. Il primo gruppo è composto dai docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021-2022 e anni scolastici precedenti. In questo caso non possono presentare domanda per l'anno scolastico 2023-2024 se hanno ottenuto nell'anno scolastico 2021-2022 o 2022-2023 un movimento all'interno della provincia di titolarità con scelta puntuale di scuola o se hanno ottenuto nell'anno scolastico 2021-2022 o 2022-2023 un movimento all'interno del comune di titolarità sia con scelta puntuale di scuola che con codice sintetico o se hanno ottenuto un movimento in altra provincia sia con scelta puntuale di scuola che con codice sintetico. Sono salve eventuali deroghe per chi è in soprannumero, in esubero o fruisce di una delle precedenze previste dall'articolo 13 del CCNI. Il secondo gruppo è composto dai docenti non immessi in ruolo anno scolastico 2022-2023. In questo caso non possono presentare domanda provinciale e interprovinciale per l'anno scolastico 2023-2024. Sono salve eventuali deroghe per chi è in soprannumero, in esubero o per chi è beneficiario dell'articolo 33, commi 5 e 6 della legge 104/92, docente con grave disabilità o che assiste familiare con grave disabilità, per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso per l'inserimento nelle GAE. Tali docenti possono presentare domanda per l'anno scolastico 2023-2024 con riserva, in attesa di una eventuale disposizione legislativa che dovrà derogare il vincolo previsto solo per l'anno scolastico 2023-2024. In assenza di una disposizione legislativa in tal senso, la domanda sarà bloccata.